La Badia Fiorentina fu fondata nel 978 da Willa di Toscana e in seguito fu arricchita da suo figlio Ugo, marchese di Toscana. La Cappella Pandolfini fu costruita agli inizi del Cinquecento da Benedetto da Rovezzano, per volere della ricca ed antica famiglia Pandolfini. All'interno troviamo la copia dell'affresco della testa di Pastore, opera di Giotto, oggi conservata alla Galleria dell'Accademia, ma che in origine si trovava proprio nella Badia Fiorentina. Nel corso dei secoli la chiesa ha subito varie trasformazioni architettoniche e di stili. Appena entrati possiamo ammirare sulla destra il dossale in marmo opera di Mino da Fiesole del XV secolo e sulla sinistra lo splendido dipinto di Filippino Lippi del 1484 raffigurante l'apparizione della Vergine a San Bernardo. L'organo a canne del 1558 è tutt'oggi funzionante. Il chiostro degli Aranci fu costruito nel 1436 circa da Bernardo Rossellino ed è così chiamato dalla presenza di una pianta di arancio che fu donata ai monaci della Badia dai padri della Chiesa d'Oriente, che erano presenti a Firenze per il concilio del 1439. Al piano superiore del chiostro troviamo un ciclo di affreschi sugli episodi della vita di San Benedetto, realizzati fra il 1436 ed il 1439 dal pittore portoghese João Gonçalves, italianizzato poi in Giovanni da Consalvo. Il campanile risale al 1330 ed è alto circa 70 metri.
tomba di Ugo di Toscana, morto il 21 dicembre del 1001, fu rifatta nel 1470 circa da Mino da Fiesole ed è sormontata dalla personificazione della carità. In memoria di Ugo di Toscana, all'Abbadia, da 1020 anni, il 21 dicembre viene celebrata una messa in suffragio. Sopra la tomba di Ugo di Toscana possiamo ammirare il dipinto dell'Assunta e Santi del Vasari del 1568.